Benissimo, padre. Dopo tanti anni che stiamo insieme, non mi avete detto mai niente. Ma se non lo sapevo neanche io. E poi te dovessi credere che è una buona notizia. Adesso avete due motivi per salvarlo. Uno perché è figlio mio, l'altro perché è pure vostro. Non lo dimanco per scherzo, io so prete. Eh no, tu sei il padre. Ma il padre di chi? Io non so manco di chi stai a parlare, io non lo conosco. Ci sono due cose al mondo che mi fanno schifo: mio padre e i preti. Amore, lo sai che nuova c'è? Che se mi volevi riuscire antipatico, beh, ci sei proprio riuscito. Ma è meglio così, è meglio così, se l'avevamo subito il pensiero. È inutile stare a creare rapporti sbagliati che poi quando vai a strigna, ma a me che me ne frega? Ma chi te conosce? Anzi, prete, ma che sei, embriaco? E non mi chiamazzi prete, io non so tuo zio. Allora? A tutto adesso 23 cadaveri dei zuavi sono stati estratti da sotto le macerie. Ma che abbiamo fatto? Dopo 20 anni di servizio, uno mi dice: Serafino, arrivederci e grazie. Ma lo sapete quanti soldi sono in moneta 20 anni di arretrati? Serafino, tu sei l'amministratore della casa, c'hai la cassa, piede tutto. E che prendo? Non c'è niente? E allora non te pigli niente, ma che vuoi da me? Io te posso solo benedire, vuoi che te benedico? E basta. E tu lo fai abbastanza. Monsignor, non è che poi a casa vostra Cesarino non c'è sta e voi mi fate uno scherzo da prete? Se c'è sto dubbio non ci vedi, mica te sto a costringere. Ma voi in vada dovete via? Il fatto è che la prima volta che mi sono dovuta difendere da un prete c'avevo 10 anni. E io l'ultima volta che mi sono dovuto difendere da una donna ce n'avevo 50. Amori, la vita è una lotta, vuoi venire o no? Voi chi siete? In che senso? Chi siete voi davanti alla storia? Voi, i preti, il Papa Re, che rappresentate? Diciamo il potere? Sì, ma un potere che non esiste più. Voi farete pure questo processo per l'attentato alla caserma, ma in nome di quale legalità? In nome di chi? In nome del Papa Re. Sempre più allegri voi altri, eh? Però è notato. Stanotte non sentese manco un botto. Ancora non è detto. Ma portassi pure Iella, tu. No, Eminenza, io non condanno più nessuno, non ci contate. Io non ci credo più. Non credi più? Ma come, hai perduto la fede? Ma che fa del gesuita con me? Voi avete capito benissimo in che non credo più. Ma non capisci che così stai condannando tuo figlio? Pazienza, l'avevo immaginato che il prezzo era questo. Comunque prima lo dovrete pigliare.